tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di fumetti. Ultimi perché in realtà è da maggio che non vi mostro i manga e da giugno le graphic novel, quindi sono passati almeno 3-4 mesi e nel frattempo si è accumulata un sacco di roba. Infatti adesso c'è la cibi sul letto circondata da torrette di fumetti. Direi di partire subito con i fumetti che mi sono stati inviati dalle case editrici o come regalo, come nel caso del primo volume di Descender di Jeff Lemire e Dustin Nguyen. Perdonate la pronuncia, ma come in tutti i video haul troverete in descrizione la lista completa dei titoli degli autori corretta. Questo è il primo volume di una serie che mi era piaciuta tantissimo. Io avevo acquistato il primo volume in digitale a 99 centesimi su Verticomics e quando ve ne avevo parlato in video vi avevo detto che avrei recuperato poi i cartacei perché mi avevo veramente stregata questa serie e uno di voi è stato così gentile da regalarmi il primo volume prima che me lo potessi recuperare io, quindi veramente grazie di cuore. Quando succedono queste cose, tra l'altro inaspettate, perché non avevo la più pallida idea che avrei ricevuto questo, mi si riempie veramente il cuore, siete veramente eccezionali. Descender è una serie a fumetti sci-fi che coinvolge anche i robot, quindi se vi piacciono le storie ambientate nello spazio con i robot sicuramente super consigliato, anche perché i disegni sono veramente molto particolari. Quando ve ne ho parlato in video vi avevo detto che non mi facevano impazzire perché non sono ben delineati. Spesso i colori si mescolano e non si capisce dove finisce una cosa e inizia un'altra, quindi è una cosa che mi ha creato un po' di difficoltà nella lettura all'inizio, ma andando avanti con la serie ho imparato ad apprezzare veramente questo stile che secondo me è molto particolare. È bello, qui faccio vedere qualche tavola. Il fumetto è edito da Bao, ma il prezzo è ovviamente coperto perché è stato un regalo. Da Bao Publishing ho ricevuto due titoli che fanno parte della loro nuova collana dedicata al fumetto cinese. Il primo è I racconti dei vicoletti di Nie Jung, questo ha un prezzo di copertina di 18 euro ed è veramente meraviglioso. Mi sono piaciuti veramente tanto i disegni. Penso che sia uno stile molto, molto delicato, carino, veramente meraviglioso. L'ho già letto e ve ne ho anche già parlato in un video ed è un fumetto che vi straconsiglio di recuperare. Il secondo invece è Reverie di Goro Zhao, questo ha un prezzo di 19 euro e questo rispetto al precedente è un po' più particolare. Come potete vedere i colori, i disegni sono molto invecchiati, un po' vintage, non so come spiegarlo bene, ma anche come a livello di tematiche è molto più complesso perché mescola veramente il sogno alla realtà. L'ho trovato veramente molto particolare. Da Toonami sono arrivati invece Il cuore dell'ombra di D'Amico, Iorio e Ricci, un titolo molto particolare con uno stile che ricorda un po' Tim Burton. Questo fumetto fa parte della collana Tipi Tondi e ha un prezzo di copertina di 16,90€ ed è un fumetto dedicato al sogno, più nello specifico agli incubi e alle paure. L'ultima arrivata invece è Victoria di Gaia Cardinali, anche questo fa parte della collana Tipi Tondi e ha un prezzo di 14,90€. Questo fumetto mi incuriosisce veramente tantissimo, lo devo ancora leggere, perché ha dei colori meravigliosi, lo stile sembra proprio cartone animato, un po' Disney, non so, mi incuriosisce particolarmente, poi ci sono questi colori stupendi. Passiamo ora ai fumetti che ho recuperato approfittando del 25% di sconto di Bao. Innanzitutto il volume 2 e 3 di Descender, ovvero Luna Meccanica e Singolarità. Questi a prezzo pieno verrebbero 17 euro esatto e presto uscirà anche il quarto volume. Probabilmente quando sarà online questo video sarà già uscito e non vedo l'ora di recuperarlo perché, come vi dicevo all'inizio, questa serie mi sta piacendo tantissimo. Ho finalmente recuperato anche I Kill Giants di Joe Kelly e Ken Nimura, un fumetto di cui ho sentito tanto parlare perché sta per uscire il film al cinema, quindi ero curiosa di recuperare questo fumetto anche se non ne sapevo tantissimo ed è stata una sorpresa meravigliosa. Mi ha ricordato per certi versi 7 minuti dopo la mezzanotte, ma questo fumetto mi è piaciuto molto 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 di più. È in grado di parlare di diversità perché la protagonista è una ragazzina nerd che uccide giganti, parla anche di bullismo, di morte, insomma
Tante tematiche veramente forti, affrontate in una maniera secondo me sublime. È una storia autoconclusiva e un prezzo di copertina di 15 euro. Non potevo poi non recuperare Un polpo alla gola di Zero Calcare. Ormai li ho praticamente tutti e a me piace veramente tantissimo come autore. Ve ne ho parlato in tantissimi video. Se non avete mai letto nulla di suo, che cosa state aspettando? Questo volume in particolare ha un prezzo di copertina di 16 euro. Ho preso poi il volume 7 di Saga, un altro fumetto che sto adorando follemente. È una storia anche in questo caso ambientata nello spazio con elementi sci-fi, fantasy, veramente molto molto bello. Questo fumetto ha un prezzo di copertina di 14 euro e poi ho recuperato l'ultimo volume uscito di Lumberjanes. Anche questo ha un prezzo di copertina di 14 euro ed è un fumetto che mi sta piacendo tanto, che parla di amicizia, di avventura e anche in questo caso c'è un elemento, diciamo, fantastico che secondo me rende tutto molto più divertente. Prima di mostrarvi i manga ho altre due graphic novel da mostrarvi. La prima è Lavender di Giacomo Bevilacqua, un fumetto che ho recuperato in edicola quest'estate al prezzo di 6,30 euro. Non so se sia disponibile anche su Amazon o altri siti del genere, nel caso lo troverete linkato qua sotto in descrizione. È un fumetto che per quest'estate era veramente perfetto, perché si tratta di una sorta di thriller ambientato su un'isola sperduta, quindi c'è tanto mare, mistero, veramente molto molto intrigante. I disegni poi sono bellissimi, a me piace molto come disegna Giacomo Bevilacqua, poi ci sono dei colori veramente bellissimi, con questo blu, il mare, veramente stupendo. L'altro fumetto invece è La Terra dei Figli di Gipi. Di questo autore volevo leggere già da tempo qualcosa, in particolare una storia che sto ancora puntando, perché dopo questa lettura ho molta voglia di scoprire qualcosa di più dell'autore, perché mi ha stupito veramente tanto. Questo fumetto è edito da Cocconino Press al prezzo di 19,50 euro ed è un fumetto molto particolare. Ve ne parlerò meglio in un prossimo video letture, perché mi ha lasciato molto perplessa. Non so ancora se mi sia piaciuto o meno. È stata una lettura veramente interessante che mi ha spinto a cercare diverse interviste, diverse recensioni per confrontarmi. Ho cercato disperatamente qualcun altro che lo avesse letto per confrontarmi, perché secondo me è un fumetto aperto a tantissime interpretazioni diverse. Passando ora ai manga, il primo che vi mostro è L'età della convivenza, di cui ho recuperato per ora i primi due volumi. Questa è una serie che sarà completa in tre, ancora non so quando uscirà il terzo, però io intanto ho già letto e anche recensito qua sul canale il primo volume, quindi vi lascerò il video nelle schede qua sotto in descrizione, e visto che era scontato al 25% ho recuperato anche il secondo. Questo fumetto è edito da J-Pop e ha un prezzo di copertina di 18 euro, un tantino caro, però come potete vedere è veramente un mattone, sono più di 700 pagine ed è un fumetto fortissimo, veramente molto 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 bello, io ve lo straconsiglio. Pur essendo ambientato negli anni 70 tratta delle tematiche attualissime, soprattutto se vi piace il Giappone e vorreste scoprire qualcosa di più al riguardo, questo fa il caso vostro. Ho preso poi Our Little Sister di Akimi Yoshida, i primi 4 volumi, credo ne siano usciti 5 al momento qua in Italia. Comunque edito da Star Comics al prezzo di 4,90 euro a volume ed è un seinen molto incentrato sulla famiglia, molto carino e simpatico. Io al momento ho letto i primi 2 volumi, mi aspettavo forse qualcosina di più, però aspetto di continuare per dare una opinione, diciamo, definitiva su questo manga. Anche in questo caso ho preso i primi 4 volumi però di Noragami. Sì, so che sono soltanto 3, ma il 2 l'ho dimenticato dove lavoro io. Questo fumetto è di Ada Chitoka, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50 euro. Io al momento appunto ho letto il volume 1 e sto leggendo il 2, ma non mi sta facendo impazzire, nel senso che per il primo ero veramente molto gasata, perché è un fumetto d'azione che parla di demoni, elementi comunque magici barra soprannaturali, quindi è il mio genere. Però la storia non riesce ancora a catturarmi come speravo. So che di questo manga è famosissimo l'anime, quindi eventualmente se smetterò di continuare a leggere il manga mi recupererò l'anime, perché ha degli elementi comunque molto interessanti. Continuando, il numero 2 e il numero 3 di Tsubaki Chō no Li Planet di Mikayama Mori. Questo fumetto è edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 euro. È un fumetto che mi ha sorpreso tanto perché non avevo altissime aspettative a riguardo. Certo, la storia non è
particolarmente originale, però è comunque molto carina e delicata al momento. Mi piacciono molto i personaggi, anche se le cose non stanno procedendo come speravo, spero ci saranno dei risvolti inaspettati. Ho preso poi i primi tre volumi delle situazioni di lui e lei. Io amavo la follia, l'anime, quando ero più giovane, e adesso che stanno ristampando il manga non potevo non recuperarlo. Questo manga è di Masami Tsuda, edito dalla Planet, al prezzo di 4,50€ a volume. Ed è una storia bellissima, veramente molto diversa da tante altre storie che si trovano in giro. Uno shoujo un po' più particolare, con dei personaggi secondo me complessi, e mi piace veramente tanto la doppia personalità che hanno i protagonisti. È un fumetto in grado di emozionare e far ridere come pochi. Un manga che devo ancora leggere è The Case Study of Vanitas, edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90€, e dovrebbe essere un manga sui vampiri. È tantissimo che non leggo qualcosa al riguardo. Sono poi alla ricerca di nuovi manga che non siano i soliti shoujo, quindi ho detto proviamo. Ancora lo devo leggere, appunto, quindi vi farò sapere. Sotto consiglio vostro di un amico ho recuperato poi due shonen ai che mi sono piaciuti da morire, quindi se avete altri consigli del genere mi raccomando fatemelo sapere. Il primo è In un angolo di cielo notturno, edito per la Flashbook al prezzo di 7,50€, un manga meraviglioso. Mi è piaciuto veramente tanto i continui rimandi e riferimenti alle stelle, al cielo. Mi è piaciuto che ci fossero anche dei bambini all'interno della storia, perché hanno reso tutto un po' più simpatico e buffo. Il secondo invece è il primo di una serie, ovvero Idamari Gakki Koeru, edito sempre dalla Flashbook al prezzo di 6,90€. Questo è molto bello, innanzitutto perché parla di handicap. Il protagonista, infatti, uno dei protagonisti, ha problemi di udito, non ci sente tanto bene, mentre l'altro è un ragazzo molto esuberante che si offre di prendere gli appunti in cambio di un bento. Quindi fra i due nasce un'amicizia tenera, veramente bellissimo, perché sa mescolare dei momenti teneri, dolci, proprio da fangirl, a qualcosa di molto serio e importante. Anche se per ora sono ferma al volume 2, ho recuperato comunque il volume 5 di The Ancient Magus Bride di Kore Yamazaki, edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90€. Questo perché per fare gli ordini su Popstore e recuperare altri fumetti che magari mi interessavano, spesso non raggiungo il minimo per confermare l'ordine, e quindi che cosa faccio? Recupero i fumetti che tanto so che continuerò. Questo in particolare è una serie che al momento mi sta piacendo veramente tanto e non vedo l'ora di continuarla. Fumetto bellissimo di cui vi ho già parlato anche in un recente tag che vi lascerò nelle schede qua sotto in descrizione: Amarsi e lasciarsi di Osaki Saka. Attendevo tantissimo questo fumetto, che è edito dalla Planet al prezzo di 4,50€, e non mi ha deluso minimamente. Sapete che io amo Osaki Saka, mi piace tantissimo come disegna, e questo primo fumetto è meraviglioso, è bellissimo. È uno shoujo con due protagoniste completamente opposte. Una ha una visione dell'amore molto romantica, mentre l'altra un po' più reale e razionale. Ed è bello vedere come si scontrano poi appunto con i loro sentimenti. Anche in questo caso, come nello scorso video haul, non potevo non recuperare qualcosa di Inyo Asano, che è uno dei miei autori preferiti al momento, di cui ho visto tra l'altro un'intervista fatta da Dario Moccia, ve la lascerò nelle schede qua sotto in descrizione. Mi ha spiazzato veramente tanto, soprattutto alcune sue risposte, non me le aspettavo e un po' ci sono anche rimasta male. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di quest'autore, se avete visto l'intervista o meno, che impressione vi ha fatto, insomma. Fatemi sapere qua sotto. Comunque, ho recuperato il volume 2 di Dead Dead Demons Destruction, edito dalla Planeta a 7,50€. Non l'ho ancora letto perché ho paura che poi si interrompa e che non escano i volumi successivi, però dovrebbe essere uscito adesso il terzo volume, quindi presto lo leggerò. E sempre per la Planet ho recuperato anche La Città della Luce, che dovrebbe essere una raccolta di storie. Siccome mi piace molto come autore, cerco di recuperare il più possibile per approfondirlo, quindi ho detto perché no, anche se un'altra raccolta che ho recuperato sua non mi ha entusiasmato, mi ha permesso comunque di capire meglio il suo stile, come sono nate le sue storie successive e quant'altro, quindi lo trovo veramente molto interessante sotto questo punto di vista. Questa raccolta ha un prezzo di copertina di 7,50€. Ultimo, ma non per importanza, mamma mia, stiamo facendo notte. Il numero 22 dell'Attacco dei Giganti, volume che attendevo tantissimo, ma veramente tantissimo, edito dalla Planet al prezzo di 4,50€, e
non dico che sono rimasta delusa, perché comunque le risposte ci sono in questo volume. Il fatto è che vengono date talmente a manetta che io a un certo punto mi sono trovata spiazzata, ho detto ma era così, ma aspetta, dovrei recuperarmi tutti i volumi precedenti e per capire, insomma, non lo so, sono rimasta molto spiazzata. Da una parte sono contenta che ci siano tutte le risposte, dall'altra avrei voluto che fossero date in maniera diversa, non so come spiegarlo, sono rimasta un tantino confusa. Questi erano quindi tutti i fumetti che ho recuperato negli ultimi mesi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto qualcosa, se avete dei consigli, insomma, qualsiasi cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!